Ciao a tutti, oggi voglio parlare di un regista indipendente italiano. Il regista in questione è Fabio Salerno. Fabio Salerno è stato un regista indipendente milanese che tra gli anni 80 e gli anni 90, dilettandosi con le sue telecamere, ha creato cortometraggi, mediometraggi e lungometraggi. Inizia appunto la sua carriera da regista indipendente facendo dei cortometraggi casalinghi girati in Super 8, dai titoli come Vampiri, Extrasensoria, Notte, Mezzanotte, fino ad arrivare nel 1985 con il mediometraggio Arpie, lavoro già ben più serio, più strutturato. Dopo ritornerà al cortometraggio con il titolo Oltretomba, fino ad arrivare nel 91, dove firmerà il suo primo lungometraggio, Notte Profonda, lungometraggio girato in 16 mm, che vedrà la distribuzione della Eagle Pictures. Parteciperà al MISFest di Roma e otterrà una menzione speciale dalla giuria. 2 anni dopo, nel 1993, realizza un altro lungometraggio, praticamente un film diviso in 3 episodi, dal titolo L'altra dimensione. Parteciperà poi ad altri set di altri registi e anche a un set di un videoclip intitolato Cyber Gothic. Dunque, il cinema di Salerno l'ho scoperto un po' di anni fa. E devo dire che la prima cosa che mi ha colpito dei suoi lavori è quello che i suoi lavori riescono ad emanare, ovvero quelle atmosfere negative, quelle atmosfere surreali, quelle atmosfere cariche di passione ma anche cariche di tristezza. Io ho percepito questo dai suoi lavori. Da notare la sua passione verso i maestri del passato, ovvero Argento, Fulci, Bava, e questa passione la si nota proprio dalla fotografia piena di colori che pervade quasi tutte le opere del regista. Fotografia che lui stesso curava, come curava tutto il resto, ovvero creava gli effetti speciali, era montatore, tutto, faceva tutto. Appunto, regista indipendente a 360 gradi. Molto belle le musiche che ha nei suoi lavori. Io vorrei segnalare la colonna sonora del mediometraggio Arpie, secondo me è fantastica, sempre ben presente in ogni scena che compone il lavoro. Bella anche la colonna sonora del cortometraggio Oltretomba, fino ad arrivare a una delle colonne sonore più belle, suonata dal gruppo Limbo, appunto nel film Notte Profonda. Parliamo di colonne sonore molto vicine allo stile Goblin, quindi molto suggestive, molto inquietanti, molto belle. Che dire di Fabio Salerno? Fabio Salerno probabilmente viveva con dei mostri dentro di sé e questi mostri nel marzo del 1993 non ha più saputo gestirli e quindi decide di impiccarsi nella propria abitazione. In allegato al video ho deciso di caricare il mediometraggio Arpie del regista. E mi sono permesso di fare un piccolo intervento sull'editing dell'immagine. Mi sono permesso di fare questo intervento perché il video, essendo datato, risulta rovinato e, diciamo, non ben visibile allo spettatore, quindi ho deciso di sistemarlo dove appunto si poteva sistemare. Quando si guardano questi lavori, bisogna comunque pensare che i problemi tecnici nella visione ci sono, perché comunque stiamo parlando di lavori amatoriali degli anni 80,
Cioè, oggi come oggi, un lavoro amatoriale è comunque un lavoro ben fatto, perché oggi usiamo telecamere che riprendono in 4K, si va a editare su programmi da 100-200 euro e su computer da magari 1000-2000 euro. Quindi, anche se uno fa un lavoro senza idee, però i mezzi, se ce li ha, danno una certa resa. Purtroppo in quegli anni si filmava con un Super 8, si filmava con 16 mm e poi si andava a montare il tutto con la pellicola e lo scotch. Quindi bisogna un attimino anche capire che certi prodotti, una volta trovati, se sono quelli originali, si vedranno in un certo modo. E poi comunque bisogna pensare anche un'altra cosa. Oggi come oggi, con l'avvento del digitale, c'è di buono che un prodotto sul digitale non verrà mai usurato, mentre ai tempi i prodotti erano su nastro, insomma una VHS, dopo che la vedi 100 volte, 200 volte, il nastro viene usurato e si vedrà male. Quindi questi lavori, se si riuscisse a reperirli e visionarli, bisogna comunque guardarli con un occhio e forse anche due occhi di riguardo. Un saluto a tutti e alla prossima. I demoni scesero sulla terra e generarono le loro creature. Tra queste, le armi, donne alate, mangiatrici di uomini. Se queste vissero realmente, alcune potrebbero esistere ancora.
sono Paolo. Non mi riconosci? Quello delle consegne a domicilio. Ah, sì. Avevo riconosciuto. Posso accompagnarti? Accompagnarti dove? Dove stai andando? Appena finito di lavorare, quando ti ho vista camminare da sola in mezzo alla strada, mi sono chiesto se potevo esserti utile. Ti ringrazio, ma ho un appuntamento. Con un uomo? Sì, con un uomo. Va bene, magari un'altra volta allora. Un'altra volta. Sì, dovrebbe esserci tutto. Va bene, allora dovrei essere lì alle 5. Perfetto, alle 5. Non mi giudicare capona, però dovresti essere abbastanza puntuale perché dopo mezz'ora non sarò più in casa. Non ti preoccupare, sarò puntualissimo. Ti ringrazio, ciao. Veronica! Oh, ciao, non ti avevo vista. È un po' che non ti vedo alla mia lezione. Veramente anche gli altri insegnanti un po' che non mi vedono. Sto facendo il doppio turno in ospedale, sto sostituendo un collega. Arrivo a casa la sera che sono in coma, non riesco più a fare niente. Anni fa anch'io ero nelle stesse condizioni e non riuscivo a far niente. Stasera ho pure un colloquio con il preside. Il buon Casati è uno tra i più imbecilli della terra, ci prova con tutte. Buona a sapersi. Avanti. Buonasera, ho sentito che voleva parlarmi. Sì, è vero. Accomodati pure. I professori si sono lamentati per le tue numerose assenze che hai fatto. Io ho controllato e ho visto che sei già al di sopra del numero concesso. Lo so. Purtroppo il lavoro che faccio mi porta via tanto tempo. E torno a casa sfinita. Oh, certo. Lo capisco bene. E poi, carina come sei, avrai il tuo bel da fare con i ragazzi. Certo che se tu potessi dedicare un po' del tuo tempo a me, io potrei farti ammettere all'esame. Voglio sperare di non aver capito. Parlarti di un'altra cosa. Mi fai entrare? Ok, ma solo per un attimo. Ecco, io non so dove iniziare. Non mi dica. No, no, sul serio. Beh, io mi volevo scusare per ieri sera. Sono stato un vero capone. Io direi molto di più. Non si preoccupi, stavo già dimenticando. Il fatto è che tu mi piaci veramente, mi fai perdere la testa. Ok, l'attimo è finito. Se ne vada.
esca da casa mia. Dai, fammi entrare. Non fare così. Allora, hai deciso di cacciarmi sul serio? Va bene, me ne vado. La porta d'ingresso è chiusa a chiave. Se non vieni a aprirmi, come faccio a andarmene? Perlomeno vuoi rispondermi? Ti giuro, non è un trucco. Non ti toccherò nemmeno con un dito. Ma mi vuoi rispondere? Dovrò pure uscire da questa casa. Ma se non mi vieni a aprire, come faccio? Veronica! Veronica! Siamo della polizia, possiamo entrare? Ma certo, entrate pure. Grazie. Di chi si tratta? Ah, probabilmente una cosa di suo conto. È scomparso da ieri un certo Paolo Sali. Lei lo conoscerà sicuramente, a meno di vista. È il ragazzo delle consegne a domicilio. Ah, sì, non sapevo si chiamasse così. La scomparsa è stata denunciata dai proprietari del negozio. Questo anche perché oltre a lui sono spariti i soldi delle consegne. Non capisco, da me chi da volete? Ecco, stiamo ricostruendo un ipotetico itinerario. Oltretutto le consegne non sono state ultimate. La sua macchina è stata trovata abbandonata. Poi, secondo i proprietari, il ragazzo non ha mai causato problemi di alcun genere. A proposito, lei la roba che aveva ordinato è stata consegnata? No, lo aspettavo per le 5, ma non è passato. Gli altri lo hanno fatto. Odio farla rompiscatole. L'avrei fatto notare andando di persona. Ho capito. Non abbiamo altre domande. Se dovesse venirle qualcosa in mente, lo faccia sapere alla polizia. Non si preoccupi, non mancherò di farlo. Allora arrivederci. Spero di rivederla. Buongiorno.
cosa ne pensi? Ma non lo so, sembrava un po' strano, ma niente. A me tutta questa storia mi sembra una buffonata. Sai cosa ti dico? Che per me il caro Sali è in giro scopare da qualche parte a spese della vita. Dovremmo farlo anche noi, una bella rapinetta e poi investiamo tutto in puttana. Oh, le chiavi? Ce l'hai tu le chiavi? Hai guidato tu? Non le trovo. Beh, o sono qui o sono in casa della team. Due minuti fa era in casa. Beh, in casa deve esserci per forza, se no l'avremmo visto uscire. Che dici, entriamo? Proviamo. Permesso? Le ho trovate? Sono cadute sul tappeto. Cadavere dappertutto. Finora sono 7. Ah, comunque, per Maurizio non ti preoccupare, sarà già fuori pericolo. Salve. Senti, faresti compagnia per un po'? Oggi mi è successa una cosa terribile. Preferirei non restare solo. Solo 2 anni che faccio questo lavoro. Ma non credevo mi sarebbe mai successa una cosa del genere. Cristo. Avresti dovuto vedere tutti quei resti di cadavere. Ce n'era dappertutto. Mani, braccia, teste. Tutte putrefatte. Francesco. E l'odore. L'odore. Era insopportabile. Francesco, smettila di pensarci.
È la terza volta che lo dici. E tra l'altro stiamo anche mangiando. Non ti preoccupare. Devi stare calmo. Stanotte dormiti con me, ok? Male non è, ma è comprensibile. Del resto è chiaro che una cosa così poco simpatica ti sia rimasta impressa. Perché non provi ad andare da un dottore? E i due giorni che non ci sono, resta sempre con qualcuno. Ah, se senti dei rumori provenire da qui non ti preoccupare, perché è una mia amica. Comunque ti lascio il numero dei miei, così se avessi bisogno di aiuto in meno di un'ora sono qua. Non lo so, devo sentire il medico. Comunque per la prossima settimana in ufficio non mi vedete, eh? No, non lo so, ecco, se me lo dici tu evitiamo gli indovinelli, Che cosa? Ti hanno trafugato dall'obitorio? Quando? Mattina, pomeriggio, mattina. Sì, ok, va bene. Ok. Thank you.
polizia. Mi sono informato un po' e sono venuto a sapere che lei era l'unico che avesse un minimo di confidenza rispetto agli altri colleghi con Veronica Finzi. Hai detto bene, proprio un minimo. Non posso dire che sospettavo fosse pazza, ma che era molto strana lo sapevano tutti. E tutto sommato era una bella ragazza. Il fatto che io sospetto che lo sia ancora. Se le piacciono i cadaveri. È questo il punto. O c'è una perfetta copia di Veronica, o seppur assurdo e meno probabile, non è morta. Se vuole venire con me le prenderò solo 10 minuti. Incredibile. E lei? Non so cosa dire. Sì o no? Anche se non so spiegarmi. Sì, è lei. Da quanto la conosci? Poco quanto? Un giorno, 2 giorni, 1 mese? Senti, non so cosa stia facendo a casa tua, ma io devo denunciarla. Vieni qui appena puoi. Non voglio che pensino che tu possa esserci in mezzo. Io chiamo la polizia. In genere noi ammazziamo solo persone non molto sane.
sociale, maniaci, pervertiti, drogati, raramente persone normali. Come vedi, il tuo darti da fare non ti è servito a nulla. Del resto, chi ti crederebbe? Arpie nel mondo contemporaneo o una ragazza resuscitata? Non ti è servito proprio a nulla, povero Francesco. Fabiola! Fabiola!